Ciao a tutti, bentrovati. Contento di fare questo ultimo video prima dell'estate, per la quale poi faremo una pausa. Oggi è il 10 luglio, fa tanto tanto caldo e pensiamo, insomma, giusto interrompere un pochino le pubblicazioni e riprendere subito dopo l'estate. Ringrazio anche Super Tesla e tutti gli amici che danno una mano nel canale, Steve che sta seguendo la ripresa. E tutti quanti voi che ci seguite, ci sostenete, anche ci siete tanto vicini, grazie di cuore. Ho pensato che per quest'ultimo incontro volevo parlarvi di una cosa che amo particolarmente, il cinema, andare al cinema in particolar modo. E qualche giorno fa sono stato proprio con Pigi a vedere Indiana Jones, per il quale insomma sarà bello fare un ennesimo video. Ma oggi vi parlo di un altro film che ho amato tantissimo al cinema e che vi consiglio e vi riconsiglio di vedere e di rivedere, che è Batman Begins e in generale la trilogia di Christopher Nolan. Sono film che hanno una quindicina d'anni, quindi abbastanza recenti, e sono meravigliosi sul Cavaliere Oscuro. E ci vorrei prima arrivare attraverso un altro video. Sappiate che per evitare problemi di copyright metteremo delle interruzioni durante la ripresa e un link che trovate anche in descrizione nel quale potete seguire un po' tutti i video di cui sto parlandovi. E vediamo intanto il primo. Quello che abbiamo appena visto, lo conoscerete tutti, è Mike Tyson. E se state guidando viene meno facile perché parla in inglese e è sottotitolato in italiano. Quindi faccio al volo un riassuntino senza che vi dobbiate interrompere. Tyson sta facendo un'intervista e parla del fatto che ha trovato tantissima pace in prigione. E è curioso che personaggi così spessi, così importanti, sono sempre intervistati da persone non particolarmente brillanti. È curioso perché quando Tyson parla di una contentezza, di una pace che sono impagabili, il ragazzo che lo intervista gli dice: "Ma come, più di 30 milioni di dollari che prendevi facendo un incontro?" Ecco, porta sempre l'attenzione a tutti i soldi, no? Quando in realtà Tyson, come vedete in questo video, guardatelo un secondo. Parla con una pace straordinaria, veramente non sembra lui, no? Ed è una cosa che mi tocca molto, cioè come un personaggio del genere che tutti quanti conosciamo, o che comunque è famoso, conosciuto per essere un grosso picchiatore, tra i più forti di sempre, parla di qualcosa di importantissimo come la pace che ha avuto stando in prigione. E torniamo un po' indietro, ovvero se fate una brevissima ricerca su Mike Tyson troverete delle cose molto molto profonde e molto belle e anche molto toste, ovvero il papà l'ha abbandonato che era appena nato, la mamma che era alcolista o comunque dipendente dalle droghe si mise con un altro uomo che comunque non l'ha mai considerato questo figlio. Tyson da ragazzo a 14 anni era stato in carcere 30 volte anche per furti minorili e botte, scazzottate, casini, ci andrà anche da adulto per la violenza su una donna, quindi diciamo un uomo abituato a stare dietro le sbarre e a soffrire tanto, dipendente dalle droghe, dall'alcol, insomma una vita smodata anche molto difficile. E da ragazzo, era comunque molto prestante, molto capace, conobbe un maestro di pugilato che veramente la parola maestro è giusto affibbiargli, che è Cass D'Amato, un italo-americano che ha allenato e insegnato a tantissimi, tra cui il più famoso Tyson. E dico maestro perché D'Amato fa in maniera tale che Tyson, che è pugile eccezionale, tecnicamente può diventare il più forte di tutti, cosa che poi succederà, no? Insiste affinché Tyson impari a leggere e a scrivere, cosa che non sapeva fare, pensate, 20 anni, e non dica parolacce in sua presenza, e soprattutto gli trasmetta quel senso di nobiltà, di impegno, di fatica sane. Tyson sta leggendo l'enciclopedia della boxe, dice che lui non sapeva cosa fosse un'enciclopedia, gli ha insegnato D'Amato, pensate anche che cosa nobile, no? E leggendo questa enciclopedia inizia a rimanere meravigliato da questi pugili famosissimi dell'epoca passata. E
D'Amato gli fa notare che questi pugili sono diventati fortissimi perché hanno combattuto tanto, soprattutto si sono saputi tanto impegnare, hanno saputo soffrire, hanno saputo mettercela tutta perché botte, 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 immaginate anche la difficoltà a stare sul ring, no? Io faccio arti marziali da una vita, onestamente non amo le botte, gli incontri, non ho mai avuto interesse, però sono cose forti che ti mettono in difficoltà, no? E anche mettono tensione. E D'Amato insiste con Tyson affinché, un po' come hanno fatto questi grandi della boxe, egli stesso sia a contatto con i propri demoni e che li veda in profondità. Perché se non l'avesse fatto, sarebbe stato loro vittima tutta la vita, fino all'eternità, dice. È una cosa molto bella. E Tyson, quando parla di questo, ne parla in diversi video che adesso non vi elenco, ma trovate tante cose belle. In uno dice di D'Amato ridendo, scherzando, prendendolo un po' in giro con tanto amore, veramente con tanto amore. E in un altro, in un'intervista che potremmo definire più seria, inizia a piangere quando gli chiedono di D'Amato. E lui proprio si interrompe, prende un asciugamani e si asciuga il volto. Ed è una cosa toccantissima, mi ricorda anche vicissitudini personali, ma che ci parla di una mutazione che c'è stata, di un'evoluzione di certo, tra un picchiatore violento che ha fatto un sacco di male a tanti, anche diciamo non sul ring, la ragazza è tentata, eccetera, chissà poi che altri casini, e un passato così difficile che viene lasciato andare in favore di un presente sicuramente più luminoso. Se vedete i video di Tyson su YouTube è pieno, che si allena oggi, che insegna a dei ragazzi, lui ha tanto fuoco, ha tanto amore per la boxe e probabilmente mi viene da pensare che è il suo modo di connettersi col divino, con l'intensità, magari non volontariamente, no? Però quei guantoni non rappresentano più il fare tanto male a qualcun altro e vincere una coppa, una medaglia, una cintura come si usa nella boxe, ma sia un modo semplicemente per connettersi ad energie più alte. C'è un altro video, scusate, ne ho visti diversi oggi proprio perché volevo parlarvene, in cui l'intervistatore, che è sempre un altro modello, sempre di bassissimo livello, guarda le cinture di Tyson che sono su un tavolo e gli dice: ma guarda qua che hai vinto, guarda questa che bella, quanto è importante. Tyson gli dice che da ragazzo era molto importante, era la cosa più importante della sua vita. E adesso da grande dice: la cosa più importante è la contentezza dei miei figli, la pace, sono altre cose, no? La gioia di vedere altri felici, cose bellissime che veramente ci parlano di grande evoluzione. Mettiamola questa evoluzione in un essere comunque particolare, spostiamola anche nella nostra vita, no? È una cosa bellissima questa. E il parallelo che vorrei fare quest'oggi con Tyson, e attraverso appunto queste cose che vi ho raccontato, è il parallelo che vi faccio con Batman di Nolan, come vi dicevo. E il protagonista è Christian Bale, che è un eccellente artista, eccellente attore. E impersona perfettamente chi vive, ha vissuto nella paura e l'ha lasciata andare. E vediamo insieme questo pezzettino di video. Questa è Neve, intanto, che è venuta a salutarmi. Abbiamo appena visto un video che proponiamo anche agli introduttivi di MPA. E c'è Batman adulto che si ritrova avvolto da infiniti pipistrelli. L'inizio del cavaliere del primo film di Batman, quindi Batman Begins, vede Bruce Wayne, che è questo bambino di famiglia ricchissima, che cade in un pozzo giocando con una sua amichetta. Cade nel pozzo, si fa un po' male e peggio, viene aggredito da uno stormo infinito di pipistrelli. E lui rimane terrorizzato da questi pipistrelli. Passa qualche giorno e con i genitori va all'opera a vedere uno spettacolo bellissimo con coreografie straordinarie e ci sono questi uomini che travestiti da pipistrelli fanno delle acrobazie. Questo bambino traumatizzato chiede al papà di portarlo fuori dall'opera, quindi anche una cosa pure adescato questo ragazzino. Papà, che è un essere meraviglioso, il papà di Batman, lo accompagna fuori insieme alla mamma. Mentre stanno per andare via, vengono rapinati e uccisi da uno sfollato, da una persona che stava a sua volta male, drogata, homeless, eccetera. E
Batman, che è questo bimbo che ha pochi anni, 6-7 anni, si ritrova con i genitori uccisi e con la consapevolezza che se lui non avesse avuto questa paura dei pipistrelli, i genitori non sarebbero morti. Nel film è bello perché l'esegesi di Batman ci parla di come questo adulto miliardario, immaginate comunque, ricordate che Batman è un uomo ricchissimo, tra i più ricchi del mondo, miliardario, vive una vita biega, in cui vuole assolutamente vendicarsi, uccidendo chi aveva ucciso i genitori. E ci parla di un personaggio che cova una terribile vendetta. Curioso come, no? Un paladino del bene sia così animato da sentimenti di odio, di rancore, di vendetta. E succede che quando sta per uccidere, si ritrova davanti a questo assassino, sta per ucciderli, viene ucciso prima da mafiosi, queste guerre di mafia, e quindi Bruce Wayne si ritrova con il senso di colpa enorme di quello che avrebbe potuto fare e del fatto che ancora portava appresso giustamente i pesi dell'assassinio dei genitori. E si allontanerà, scapperà da Gotham, la città fittizia nella quale vive, e farà una serie di esperienze difficili in carcere, contro altri detenuti, botte, situazioni simili un pochettino a quelle di Tyson, no? E trova nella sua strada quello che potremmo definire il suo maestro, che è Ra's al Ghul, di cui adesso vediamo un pezzettino, del loro addestramento. Questo pezzettino di video vede appunto l'addestramento di Batman. Il pezzo di addestramento selezionato è piccolino, ma ce n'è una lunga parte prima molto bella, molto interessante, nel quale a Batman viene instillato il bisogno di vivere le proprie paure di nuovo con un lucilogeno. Ovviamente si può fare anche in altri modi, no? Con le alghierate, con altre cose che conosciamo. Però in questo caso specifico, il Cavaliere Oscuro si ritrova a vivere le proprie paure, che in questo caso erano legate fondamentalmente ai pipistrelli, in maniera più palese, in maniera più sottile, al suo senso di colpa della morte dei genitori per causa sua, come detto prima. Batman è quindi invitato a mollare quel sentimento di vendetta e diventare chiaramente un supereroe, una cosa straordinaria. Tra l'altro, quello che è il suo maestro, il suo mentore, è colui che coglie male questo insegnamento ricevuto a sua volta ed è colui che è pronto a distruggere una città con una bomba perché è troppo corrotta, per distruggere la corruzione, eccetera. Quindi devia in un modo non propriamente nobile, no? E invece il nostro Batman diventa l'eroe meraviglioso che conosciamo. Finisce il primo film, il secondo c'è cioè il combattimento, grande combattimento con Joker, che c'è Heath Ledger, che è questo attore che è morto subito dopo, straordinario anche lui, e c'è anche questo film molto bello nel quale Batman è costretto ad addossarsi, si vedrà proprio palesemente nel film, il fatto che deve passare per un criminale, eppure lui è uno che salva tutti, no? E quindi si carica di cose difficili. Tyson e Batman sono due esempi, a mio avviso, uno immaginario, uno più reale, nel quale l'intensità, il combattimento e il bisogno comunque di tirar fuori qualcosa sono evidenti e sono cose belle, non sono cose sbagliate. Sono anche l'esempio, a mio avviso, di qualcosa che passato li ha toccati in maniera molto forte, anche negativa se vogliamo, eppure sono andati entrambi oltre e lo trovo molto bello. C'è un film di cui adesso non vediamo niente, che però vi consiglio di vedere, ed era un film che consigliava tanto la madre Padre Ballester, che è Sleepers, che è un film bellissimo degli anni 90, con una serie di attori straordinari, tra cui anche Brad Pitt, che parla delle violenze che ricevono i ragazzi nei carceri minorili in America. E di come crescendo loro, questi ragazzi, siano diventati assassini, spacciatori, eccetera. E quindi di come la prigionia in questo caso, anziché essere un mezzo per prendere una persona, isolarla,
lasciarla in contemplazione, in modo di riflettere sui propri errori, sia invece un modo per deviare completamente dei giovani ragazzi scapestrati e per rovinare il loro futuro, no? Ricordatevi che il carcere era quello di San Francesco, ovvero quel luogo di isolamento, nel quale stare magari a digiuno con un po' di pane d'acqua, dove poter riflettere sui propri errori. Ad Assisi c'è un posto che è straordinario, l'Eremo delle Carceri, che è un posto bellissimo e che non ha nulla a che fare con l'idea di carcere che abbiamo, ma anzi è un posto di meditazione e di silenzio, anche un posto che amo particolarmente. Quindi iniziamo a chiederci se effettivamente cose che inquinano il nostro passato, la nostra gioventù, non siano oggi un inquinamento molto grande, qualcosa che ci ha deviato tanto. Se così fosse, possiamo iniziare a far pace con questo lato di noi, con questo genitore violento, mancante, con un trauma, e magari iniziare a vederlo un po' più per quello che è, non una punizione. Apro e chiudo questa parentesi. Avrete presente il film Joker di Joaquin Phoenix, che è un film bellissimo, che è uscito qualche tempo fa, molto recente, ed è un film molto bello, che ha in sé un messaggio enormemente sbagliato, ovvero, poiché anche questo Joker ha avuto un passato difficile, senza famiglia, violento, eccetera, è in un certo qual modo giustificato nell'essere folle, nell'essere assassino, nell'essere un maniaco. E il film, a mio avviso, in maniera totalmente sbagliata da parte del regista, trasmette un po' quel senso di poiché ho sofferto molto, sono giustificato. È un errore, è mancanza di attenzione e di consapevolezza questa. Poiché io ho tanto sofferto, c'è compassione, c'è amore, sei perdonato, ma non come sei giustificato nel fare quello che vuoi. Questo è un errore, è mancanza di consapevolezza. La compassione è un'altra cosa. La compassione è anche prenderti, metterti in un carcere, metterti in un riformatorio, metterti con i servizi sociali ed essere aiutato, perché stai male e ti si vuole bene anche se hai fatto un casino. Questa è una cosa di un altro livello, come immaginerete. E quindi, unendo i puntini tra Tyson, Batman e questo quanto detto di questi due film che ho appena menzionato, ma che vi invito a vedere, vorrei fare la chiosa su una lettura, che taglio un pochettino, del maestro Omram Ivanov, molto bella, nel quale Ivanov era in carcere, e sentite che succede. Tratto da Per diventare un libro vivente, che è un libro che io ho letto a pezzetti, non per intero, però anche solo quei pezzetti sono straordinari, quindi vi consiglio di leggerlo, è anche una cosa che farò più avanti sicuramente. Questo è un estratto che ho trovato online, ma di un pezzo che già conoscevo, che tra l'altro Luigi ci lesse in una serata di Natale di tanti anni fa, molto toccante, e che voglio riprendere in questo incontro. Inizia così questo piccolo paragrafo. Per 2 anni sono rimasto immerso nel buio. Ne ho accumulato una grande gioia. Si trattava del buio più nero, del tutto nero. Quel nero è un mistero. È in lui che si formano le cose, nell'oscurità. Il bianco è la manifestazione, il nero è la formazione. Il bambino si forma al buio. Il nero è due volte simbolico. Per gli uomini comuni il nero è il male, l'egoismo, l'inferno. Per gli iniziati è il mistero non illuminato, non chiarito. E vi racconto di questo pezzettino, nel quale Omram, che è questo maestro del secolo scorso, viene arrestato. Siamo nel 1948 in Francia. Leggete un pochettino perché, insomma, trovate cose molto interessanti. Anche Omram ha scritto dei libri di una straordinaria profondità. E insomma, vi invito anche a approfondire un pochettino su questo personaggio che è straordinario. Omram viene incarcerato e immaginate, è un uomo adulto già, molto delicato, fisicamente piccolino, esile, che aveva difficoltà a bere l'acqua fredda, aveva sempre freddo, per cui non amava il fumo, non amava gli cattivi odori, non amava lo sporco. Era anche un uomo abituato, tra virgolette, bene a vivere una vita dignitosa, no? Viene preso e sbattuto in carcere. Immaginate anche le condizioni dei carceri,
già oggi, ma negli anni 50, quanto possono essere orrende. Immaginate che gente che c'è. Immaginate anche lui un piccolino, pieno di omaccioni non proprio illuminati, lo sporco, eccetera. E quindi l'inizio è molto complicato, i secondini lo trattano male, i prigionieri lo prendono a male parole, lo spingono, insomma, non è facile. E lui è un uomo in piena pace, no? Quindi immaginate anche quanto viene visto come una vittima. E succede che però piano piano, quest'uomo pieno di pace, la pace la contagia. E comincia, curiosamente, a ritrovarsi intorno persone che lo ascoltano. Amram osserva che durante l'ora d'aria alcuni detenuti vanno a correre alla fine allo sfinimento, tornano in cella distrutti e svengono. Altri camminano nervosamente avanti e indietro, persi nei propri pensieri, no? E Amram inizia a insegnare a qualcuno di loro come camminare, portando l'attenzione ai piedi nelle scarpe, all'andatura delle mani quando ci si muove, eccetera, al respiro. E qualcuno inizia ad accorgersi che effettivamente c'è un po' più di pace in lui. Ed è curioso, pensate, questo succede in carcere, non a un ritiro estivo, in montagna, eccetera. È una cosa molto curiosa. E succede che i detenuti, piano piano, e anche i secondini, iniziano a volergli bene. Perciò Amram si ritrova la camera misteriosamente pulita, il letto rifatto, il cibo nessuno glielo trafugava, immaginate in carcere gli spariva tutto. E lo stesso Amram, quando gli chiedono cosa portargli magari nelle visite, eccetera, chiede le sigarette, che non ha mai fumato, chiede il salame, che non ha mai mangiato. Perché? Perché lo regalava intorno a sé. E piano piano inizia questo rapporto di maestria e discepolato con gente che era in carcere a vita magari, che aveva ucciso, violentato, aveva fatto un casino. E Amram ha 2 anni nei quali, pensate, insegna cose straordinarie dentro una buia, sporca prigione. E il passo è molto molto lungo, è anche veramente tutto bello, tutto pieno. Leggo questo piccolo estratto. Che dire degli effetti che la prigione ha sui detenuti? Prima di me, altri ne hanno parlato a lungo, ma io vorrei soffermarmi su un problema che non mi pare sia stato sollevato. Le persone che riconoscono di dover essere condannate per le proprie colpe non sono rare. Interiormente qualcosa dice loro che meritano una sanzione, ma anche e soprattutto che devono riparare. Ebbene, di quest'ultimo aspetto, la giustizia non si preoccupa molto, si accontenta di imprigionare i criminali. E allora, fra le quattro mura della loro cella, ecco che costoro si sentono perseguitati dal ricordo dei loro atti, delle parole e delle immagini che essi rimuginano incessantemente. Anche se non sempre vogliono riconoscerlo, parecchi di loro vivono con l'ossessione del male che hanno commesso e sopportano molto difficilmente di trovarsi rinchiusi lì, impotenti. Per rimetterli sulla strada giusta, occorrerebbe aiutarli a liberare la propria coscienza offrendo loro le condizioni per riparare gli errori commessi. Una coscienza tormentata non può essere pacificata in modo duraturo da parole di consolazione e di incoraggiamento, oppure da medicinali. Se si vuole che i colpevoli diano un nuovo orientamento alla propria esistenza, è necessario che abbiano, per quanto possibile, i mezzi per riparare i loro errori. La maggior parte delle conversazioni di quei detenuti ruotava attorno al denaro. E per molti di loro era stata ovviamente l'ossessione per il denaro a condurli in prigione. Vedete che bello? Omran dà una chiave di lettura diversa al carcere, no? E quello che abbiamo appena detto lo dice in maniera molto, molto profonda, molto meglio di me. E in queste poche righe parla del fatto che spesso mancano gli strumenti alle persone. E indagare sui propri misfatti è qualcosa di molto potente. E si accorge di questa cosa importante. Quasi tutti sono in carcere per i soldi. Tutti noi viviamo, o quasi tutti noi viviamo con il bisogno di farne, no? Un bisogno a volte anche smodato che ci consente di fare un sacco di errori, di cretinate. E Omram lo analizza in questo piccolo passaggio che stiamo per leggere. Non vedevano niente che fosse superiore al denaro. Quello era il loro Dio. Ed essi mi sembravano più prigionieri ancora nella mente che non fra le quattro mura della cella. Guardandoli e ascoltandoli provavo una grande compassione. E un giorno decisi di cercare di svegliare in loro, anche solo debolmente,
l'idea dell'esistenza di un'altra divinità che non fosse il denaro. Potevo utilizzare soltanto argomenti molto semplici, rivolgendo loro delle domande alle quali rispondeva l'uno o l'altro. Immaginate anche che negli anni 50 tanti erano ancora molto poco istruiti, tanti erano sicuramente non capaci di leggere bene o di scrivere, analfabeti, no? Quindi Omram stesso sa che il metodo di insegnamento deve essere molto molto diretto e facile. Chiedevo, credete che sulla Terra esistano uomini giusti? Certo che no. Non vi è ingiustizia, non vi è che ingiustizia ovunque nel mondo, rispondevano loro. E nemmeno voi lo siete, quindi. Ah no, io sono giusto. E Omar rispondeva, è già qualcosa. E di esseri belli ne esistono? Sì, si sono viste donne terribilmente belle. Ed esseri intelligenti? Sì, che ce ne sono. Quindi riconoscete la giustizia, la bellezza e l'intelligenza. E di esseri forti ne avete incontrati? Tantissimi, io ho ancora i segni delle botte che ho ricevuto durante una lite. E credete che esistano ancora più qualità da riconoscere? Sì, più o meno ci sono. Ecco, in maniera molto semplice, Omran mi invita le persone a vedere che esistono cose più importanti, più luminose, più, passatemi il termine, belle, rispetto semplicemente all'idea del denaro. Non tanto per dare un'idea di pensiero più giusto, porto l'attenzione al pensiero positivo, eccetera, quanto per far riconoscere alle persone che vi sono delle qualità straordinarie e che magari queste piccole qualità straordinarie sono in piccoli frammenti in ognuno di noi. Bene, e ora immaginate che tutte le qualità di cui avete constatato l'esistenza siano estese e amplificate all'infinito. Questo è ciò che possiamo chiamare Dio. L'insieme di tutte le qualità, le virtù estese amplificate all'infinito. Non si può negare questa realtà, poiché tutti noi possediamo alcune particelle di queste virtù. Ecco, inizia, nel suo modo elegantissimo di insegnare, a trasmettere il fatto che in ognuno di noi c'è una particella splendente di qualcosa, e che magari loro non l'hanno semplicemente saputa riconoscere e vedere. A quel punto i miei compagni tacevano, pensate anche che quello gli sta venendo trasmesso. Poi aggiungevo, esiste un essere al quale non avete mai dato il minimo posto nella vostra vita, ma in realtà posso dimostrarvi che non state cercando altro che lui. Ma non è possibile. Sì, invece, per quale ragione ciascuno di voi si trova qui? Risponde uno, amavo una donna che mi ha tradito, l'ho picchiata e l'ho ferita molto gravemente. Ebbene, significa dunque che tu stai cercando l'amore. Non sono cose semplici, quindi con intelligenza riceviamole. Perché se no io sì, sto cercando l'amore, ammazzo le botte un sacco di gente. Ricordiamolo con intelligenza, che questi sono insegnamenti di alto spessore e che ci vuole un po' di spessore per riconoscerli. Poi rivolgendomi a un altro, e tu? Perché sei qui? Ho voluto eliminare un concorrente che aveva preso il mio posto. Era lui a decidere tutto e io non avevo più alcun potere. Lo interruppe. Questo significa allora che stai cercando potenza. E tu, che hai rapinato una banca, stai cercando la ricchezza. Ecco, vedete, dietro le apparenti azioni, gli apparenti misfatti, c'è qualcosa di più profondo. Ebbene, l'amore, la potenza, la ricchezza, la bellezza, il sapere, tutto questo è Dio. Tutto questo proviene da Dio. Noi siamo attratti da qualcosa di infinito, di illimitato e sotto l'una o l'altra forma non cerchiamo che Dio. Però i mezzi e i metodi per raggiungerlo non sono sempre quelli giusti e occorre perciò rivederli. Ignoro fino a che punto mi abbiano capito e cosa sia rimasto impresso nella loro mente, ma li ho amati ognuno infinitamente. Ecco, che bello, eh? Omram, più di ogni concetto, più di ogni insegnamento, trasmette l'amore e lo fa attraverso l'esempio del proprio operato in un posto orribile, il carcere, e anche insegnando loro cose profonde, no? Ma pur non essendo sicuro che loro coglievano quello che lui insegnava, li amava comunque. Ecco, torniamo a Tyson, torniamo a Batman, torniamo a noi.
nonostante tutti i casini che abbiamo vissuto, io personalmente non troppi, anzi quasi niente, no? Ma magari qualcuno di voi sì, nonostante tutte le difficoltà, le sofferenze, la morte di genitori, di figli, possiamo cogliere che tutta l'insincerità che ci tira fuori, la rabbia, la tristezza, la paura, non siano altro che un modo molto elegante che la vita ha di trasmettere la divinità, la scintilla di Dio, e che semplicemente giunge in un modo diverso, e magari va solo accolta, vista e amata per quello che è, anche se a volte fa male, perché forse amando tutta questa rabbia, tutto questo passato complicato, queste difficoltà che ho con chi c'è stato prima, forse l'energia che mettevo nella rabbia, nel risentimento, si trasforma, anziché diventare qualcosa che mi distrugge, mi porta a scoprire qualcosa di più autentico. Amici, vi abbraccio con amore, vi ringrazio e ci vediamo dopo l'estate. Un abbraccio felice a ognuno di voi.